Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere. Buonasera bambini, la favola di oggi si intitola La Margherita e la Rosa. Era una bellissima giornata e la nonna decise di dedicarsi al suo giardino. Adorava i fiori e tutte le persone che passavano davanti alla sua casetta rimanevano spesso incantate dalle sue piante fiorite. Seminava con estrema cura tantissime varietà di fiori. C'erano le ortensie, le mimose, i garofani, le dalie e molti altri pronti in primavera ad esplodere in un turbinio di colori e profumi. Un po' più là c'era un'aiuola di splendide rose. La nonna, per godersi un po' di primavera anche in casa, decise di tagliarne una e di metterla in un vaso al centro della tavola. Tagliando il gambo della rosa, non si accorse che rimase nel mezzo anche una piccola margherita. «Cosa ci fai tu qui?» chiese la rosa alla margherita. «Io veramente non ho idea, credo di essere finita qui per caso», rispose la margherita. «È senz'altro così, perché non avrebbe sicuramente senso metterti nel vaso assieme a me. Io sono la rosa, sono splendida, sono la regina dei fiori. Devi assolutamente andartene. È il mio posto questo, al centro del tavolo, dove tutti possono ammirare la mia bellezza. Non sei sicuramente tu alla mia altezza». La margherita, perplessa, pensò a quello che le aveva detto la rosa e, sinceramente, guardandosi, si rese conto che la rosa aveva perfettamente ragione, perché lei non poteva certo competere con la bellezza della rosa. Era troppo sempliciotta lei. Ma come poteva fare ad andarsene senza l'aiuto della nonna? «Allora, sei ancora qui? Non hai capito, forse?» continuava la rosa. «Sì, ti ho sentita», rispose la margherita con le lacrime agli occhi. «Allora muoviti, vattene», gridò la rosa, e così dicendo diede uno strattone tanto forte alla margherita che un petalo di rosa cadde sul tavolo. «Santo cielo!» esclamò la rosa. «Ho perso un petalo!» e scappò piangendo. «Non sono più bella, non sarò più io ad essere considerata incantevole da tutti quelli che mi guarderanno». La margheritina ora aveva l'occasione per potersi rivelare, ma quando guardò la rosa così triste non ci riuscì. Poteva dirle: «Ora sono io la più bella», oppure: «Ti sta bene perché sei stata un egoista e superficiale». Invece le disse: «Non è vero, non ti devi preoccupare, non hai perso il tuo fascino, sei sempre il più splendente dei fiori, tu sei il simbolo dell'amore». La rosa guardò la margherita e si rese conto di essere stata molto superba con lei, si rese conto di essere stata davvero odiosa e antipatica e decise di rimediare. «Grazie margheritina, ti devo chiedere scusa, ora ho capito, hai un cuore d'oro, dopotutto credo che non sei finita qui per errore, ma che la nonna abbia voluto completare questo vaso con tutte e due, perché la bellezza senza la bontà sfiorirebbe subito». Allora bambini, la favola è finita e l'attività per questa settimana è quella di creare con la pasta di sale un fiore, proprio come quello lì letto nel brano. Io vi do la buonanotte e tanti baci. Ogni favola è un gioco che si fa.